Mi chiamo Carlo Zanarini, ho 51 anni, sono in allevamento dal 2008 e come professione sono una coltivatrice diretta. Sono nel movimento proprio per tutte le tematiche legate alla terra e legate all'agricoltura. È inutile insomma dire che il nostro territorio è stato ampiamente sottratto alla sua vocazione naturale, che è quella di produrre cibo. Voi pensate che all'anno 2000, grosso modo, perché dopo non esiste un censimento del consumo di territorio agricolo nel nostro paese, la percentuale media di consumo di territorio agricolo era il 7-8% italiana. Da noi in Emilia Romagna raggiunge la percentuale del 40-42%, e l'Emilia Romagna è un territorio ricco di terreno fertile destinato alla produzione primaria. Territorio che è stato sottratto alla sua vocazione per usi residenziali, per usi commerciali e per usi viari. E con la creazione, se voi guardate in giro, di diversi distretti industriali, anche di diversi poli abitativi che tuttora risultano assolutamente invenduti. Oltretutto, cioè, questi poli vengono costruiti senza un disegno comune, un disegno di insieme all'interno di Bologna e provincia, perché ogni comune ha un suo piano regolatore e quindi decide come destinare le proprie aree. Tu puoi trovare un piccolo comune che predispone la costruzione di un centro commerciale, un comune di fianco predispone la stessa costruzione di un altro centro commerciale. Nella regione è così, cioè proprio così. La regione predispone i piani di sviluppo agricolo, cioè tutti praticamente i fondi che arrivano da Bruxelles in Italia e dalla regione Emilia Romagna vengono allocati secondo dei piani che vengono redatti all'interno della nostra regione. E quindi è molto importante esserci all'interno per fare in maniera che questi soldi effettivamente vengano ridestinati a quella che è un'agricoltura di qualità. È un'agricoltura di qualità che si interfaccia con dei bisogni assolutamente diversi di tutti noi cittadini, che sono quelli di mangiare del cibo buono e del cibo che sia propedeutico alla funzione di nutrirci. In realtà, purtroppo, negli ultimi anni questi investimenti sono stati dirottati verso l'agricoltura sempre più industriale, perché le nostre attività agricole hanno dovuto interfacciarsi con dei partner commerciali che non sono più il piccolo dettaglio, ma la grande distribuzione. La grande distribuzione ha una forza contrattuale nei nostri confronti, nei confronti della produzione, che è assolutamente ingestibile, tale per cui dice la pesca mi arriva dalla Turchia a 8 centesimi, se tu me la vuoi dare, me la puoi dare al massimo 15. Ed è chiaro che 15 centesimi quella pesca, per essere prodotta in condizioni di qualità, deve trovare dei canali alternativi, che sono la quantità. Quindi la nostra agricoltura sta attraversando una trasformazione che vede una produzione non più legata alla qualità, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti, ma alla quantità, perché io con la quantità devo sopperire a un prezzo minore. Voglio concludere dicendo che le nostre aziende agricole sono aziende agricole vecchie. La maggior parte dei nostri agricoltori sono agricoltori che hanno più di 65 anni. La maggior parte di queste aziende agricole non hanno continuità. Cioè c'è il titolare, ma non c'è chi, il figlio, chi per lui conduce questi terreni. Una regione che abbia l'acume, la visione di poter destinare questi terreni a dei giovani agricoltori, a dei giovani ragazzi, dove possono coltivare delle produzioni autoctone, riprendere dei vecchi stili di produzione, fornire loro un mercato dove i cittadini possono riconoscere questa produzione
questione, secondo me sarebbe come dire, una prospettiva che potrebbe davvero rilanciare il nostro territorio, rilanciare la forza lavoro e rilanciare anche un sistema di vita completamente diverso, proprio anche a livello culturale.